E quando sento oggi qualcuno che inneggia o legittima ciò che è successo nei giorni scorsi in Israele, mi coglie un senso di disperazione e di rabbia profonda. Credo che nessuno debba avere il diritto di poter esprimere opinioni così aberranti. E credo che chiunque voglia esprimere opinioni così aberranti deve essere sanzionato dalla legge, perché qui non stiamo nell'ambito della libertà di pensiero, qui stiamo nell'ambito dell'incitamento all'odio razziale. E mi preoccupo ancora di più per il fatto che a 80 anni di distanza molti ebrei che vivono in Europa, che vivono a Parigi o a Stoccolma, hanno paura di poter girare per le strade manifestando con i simboli della loro fede la loro identità. Questo è qualcosa di terribile. E mi inquieta ancora di più a pensare che questi ebrei siano costretti, per sentirsi più sicuri, a ritornare in Israele, senza poter girare liberi, sereni, per le strade di alcune città d'Europa. Vuol dire che abbiamo sbagliato, vuol dire che non abbiamo riflettuto abbastanza, vuol dire che abbiamo confinato quei fatti come se fossero un retaggio della storia, episodi aberranti e brutali, ma confinati nella storia. E invece quei fatti devono stimolarci ad una riflessione molto più profonda. E voi ragazzi, con la vostra cultura, con i vostri valori, con i vostri docenti, che io ringrazio, con le vostre istituzioni, che io ringrazio, per tener vivo anche questo meraviglioso pluralismo culturale di cui voi siete i migliori rappresentanti, voi ragazzi dovete essere gli alfieri di questa nuova società, di questa valorizzazione della persona, la persona al centro. Dicevano i costituenti, la differenza fondamentale della nostra Costituzione rispetto alla Costituzione fascista, ma rispetto alle Costituzioni totalitarie, perché le Costituzioni comuniste, sovietiche, non facevano differenza. Bene, dicevano i costituenti, rispetto alla Costituzione fascista, la differenza sta tutto qua, che quella metteva lo Stato al centro e al servizio la persona. Noi mettiamo la persona al centro e al servizio lo Stato. La scuola costituzionale è proprio questa, la scuola che valorizza la persona, chiunque essa sia, e mette al suo servizio la scuola.